Ciao ragazzi, ciao ragazzi, nuovo video dove vi andrò a parlare di un po' di cose. Dopo farò un open pack perché se non faccio un open pack non siete contenti e il video non fa visualizzazioni, nessuno mi conosce, nessuno conoscerà la pagina PES italiana. Quindi partiamo da... Allora, una cosa, gli amichevoli internazionali cosa ne pensate? Ogni volta che i miei giocatori partono per questi amichevoli o tornano infortunati o stanchi e non traggo nessun beneficio dalla cosa, se non che magari il giocatore mi aumenta del suo valore generale di un punto, ma sti cazzi, cioè dopo devo sprecare le energie, tutto il resto, motivazione, quindi a volte ti ritornano anche infortunati, quindi non riesco a capire Konami che cazzo sta facendo questa cosa qua, perché appunto, ripeto, benefici zero da avere dei giocatori forti che partono per le nazionali. Poi ditemi cosa ne pensate, magari mi sto sbagliando. Poi cosa che era già uscita nel gruppo di Facebook, praticamente un ragazzo mi ha detto che non sapeva come fare per non scendere di categoria, eccetera. L'unico consiglio per non scendere di categoria è rifugiarsi nei campionati italiano e inglese in modo da non scendere di posizione. Quindi cioè, molto semplice la cosa, ragazzi, molto semplice, l'avevo ridetta, però visto che qualcuno di voi ancora non l'ha capita, quindi ve la ridico senza nessun problema. Poi, se decidete di non usare 6-7 stelle, come sto facendo io in questo caso, dove sono arrivato da circa un mese in stagione 24, settima divisione, livello medio, e niente, non ho utilizzato né un 6 stelle e né un 7 stelle, quindi ragazzi, sì, 0-0, sì. Allora, poi, altre cose. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al discorso di non utilizzare 6-7 stelle, di utilizzarli verso più avanti, ragazzi. Utilizzateli il più tardi possibile, perché ve ne arrivano talmente così pochi e si fa una fatica della Madonna ad ottenerli che, ragazzi, non sprecateli. Io direi che ad occhio e croce penso che il primo 6 stelle lo metterò dalla divisione professionista. Bisogna cominciare a cacciare qualche mostrettolino, qualche fenomeno. Poi un'altra cosa era quella, magari inizialmente, se avete bisogno di soldi o non soldi, quando fate la primavera, dopo questi famosi 3 allenamenti, 5 allenamenti che fanno, adesso tra una cosa e l'altra mi dimentico di queste cose, promuoveteli in prima squadra, andateli a rivendere, che magari vi si sblocca l'obiettivo dei fondi che dovete guadagnare dalla vendita dei giocatori, o comunque li portate in prima squadra. Possono fare comodo sia inizialmente, ossia nel caso in cui non vogliate utilizzare i 6-7 stelle, vi siete rifugiati nel campionato italiano e inglese e quindi non volete usare dei giocatori famosi, importanti, o comunque dai 5 stelle in su. Allora, andrò a fare un altro unboxing, perché nel frattempo sono riuscito ad ottenere 300 monete e con queste 300 monete finalmente andrò a aprire il pacchetto, quello con il 7 stelle garantito, che è merce rara in questo gioco. E poi, prima di aprire questi pacchetti, un'altra cosa: ho notato che ci sono parecchi video di ultimamente, sarà che mi usciranno fuori su YouTube, però visto che ci sono tante persone che stanno iniziando a fare video su questo gioco, ciò vuol dire che questo gioco non piace solo a me, ma piace anche a tantissime altre persone. Quindi andiamo ad aprire i pacchetti, andiamo in ordine di importanza, andiamo ad aprire questo 4-7 che di solito ti dà sempre un 4 stelle, però vediamo, non si sa mai. 5 stelle, buono, Debussy, non è male, penso che sia la prima volta che ho Debussy, quindi non saprei neanche dirvi la carriera com'è, come non è. Allora, poi qui abbiamo la scelta di un 6-7 stelle, abbiamo noi la possibilità di scegliere che ruolo prendere. Quindi, tenendo conto che io li ho messi in ordine di rarità, o no, di valore di mercato, mettiamoli in ordine di rarità. Andiamo a vedere che in attacco ho due giocatori, a centrocampo ne ho uno, io direi che io proverei il centrocampo.
perché è il ruolo dove effettivamente ho solamente un giocatore che ha 7 stelle e 6 stelle abbiamo Correa, Vidi, Cucoche, però non mi convincono. Quindi andiamo a cercare un centrocampista, vediamo cosa ci dà. Innanzitutto se ci dà un 7 stelle o meno. Vai, andiamo. Niente 7 stelle, abbiamo un 6 stelle e si tratta di Çalhanoğlu. Allora, Çalhanoğlu, parliamone perché ha un piede che è allucinante, e a mio modo di vedere 23 anni 80 male non è, quindi per una volta grazie Konami, poteva andare sicuramente meglio con un 7 stelle, ma ci accontentiamo. E ora signori andiamo a aprire il pacchetto dove c'è il 7 stelle garantito. Quindi non so farvi vedere caratteristiche che potete beccare, che non potete beccare, perché quelle sono cose che chi gioca le sa già. Quindi bando alle ciance e andiamo a aprire questo pacchetto da 300 e vediamo chi è questo 7 stelle che ha deciso di darmi Konami. Allora, Villar, 23 anni, 77, un portiere, non ce ne facciamo nulla. Danilo Barbosa, Benfica, 22 anni, 75, così. Ruben Neves, così. Rodrigo, per adesso ragazzi, 5 giocatori, 5 chiaviche, 6 chiaviche, a meno che non le alleniamo. Questa è più chiavica di tutti, perché 66-21 questo giocatore, cioè, cosa cazzo me ne faccio? Io spero che adesso tu facendo così Konami mi dai un mostro, perché sennò ci saresti doppiamente da sputare in faccia, se prima in un occhio poi nell'altro. Vediamo chi è ragazzi, dopo di questo c'è il 7 stelle, ve lo dico, anche questo, cioè che cazzo di giocatore è, ma che cazzo di giocatore è, dai. Yaya Touré signori, Yaya Touré ragazzi. Questo vuol dire che cosa? Che dopo un pacchetto di 10 giocatori me ne avrà dati buoni quanti? Quanti me ne avrà dati buoni? Yaya Touré e poi chi cazzo? E adesso andiamo a vedere. A rivedere. Allora, di questi giocatori forse questi due, Danilo, Ruben Neves, vabbè. Allora, 6 stelle, 0. E abbiamo invece un 7 stelle. Poteva andare meglio, però Yaya Touré ci vuole, perché se andiamo a vedere la mia lista osservatori, andiamo a vedere che i giocatori che ho, se dovessi mettere un'ipotetica formazione in campo, metterei Courtois in porta ovviamente, Touré centrocampo, Rivaldo mezza punta, Canabal che sarebbe, allora non è Dunga ma è, adesso mi sfugge Canabal ragazzi, Ortega, Aduriz, Koulibaly, diciamo che la formazione si potrebbe quasi mettere giù, è ovvio che a centrocampo ci vorrebbe un altro giocatore, anche un difensore 7 stelle non sarebbe male, così almeno andiamo a avere un 7 stelle in tutti i reparti e ci siamo quasi. Comunque, tirando le somme, in un mese 34 giocatori, di cui ben 5-7 stelle e almeno una quindicina di 6 stelle e il restante di 5, quindi se si fanno le cose fatte bene, una stagione e mezza al giorno circa, le monete arrivano, specialmente all'inizio quando è più facile vincere e quindi il gioco ci regala più monete. Poi un'altra cosa, vedete, progressi giocatore, vi dico la verità, non li sto mai utilizzando, ma proprio mai, se non è il gioco che magari negli obiettivi mi dice che usandoli sblocco qualcosa, ma se no non li ho mai, perché sono sacri ragazzi, questi sono sacri e vanno usati solamente quando ne abbiamo bisogno. L'Holofame pian pianino si crea andando anche a aumentare o comunque a far crescere il museo del club. Andando a far aumentare il museo del club si ha la possibilità di introdurre migliori giocatori nella squadra dell'Holofame, quindi mi raccomando andate a farlo, perché poi pian pianino quando giocherete contro altre persone vedrete che tanti si sono già portati avanti e quindi farete fatica a batterli, perché loro in squadra hanno già i 6-7 stelle mentre voi no, quindi andate a fare questa miglioria. Poi
qui mi muovo in questo modo, vado a eliminare questi giocatori 3 stelle perché io punto sempre al 4 stelle, almeno 4 stelle, ragazzi, 3 stelle dove cazzo volete andare. Poi facciamo l'allenamento, poi l'altro col video di promozione lo farò per i fatti miei perché a voi non vi interessa. Quindi ragazzi, vi saluto, ho visto che ragazzi gli iscritti sono aumentati, mi fa un piacere della madonna perché io non penso di essere bravo a fare queste cose, è la prima volta che mi ci metto e questo sarà il decimo video che faccio, penso super giù. E quindi vedere che c'è qualcuno che mi segue, qualcuno che mi scrive, qualcuno soprattutto che mi dà degli apprezzamenti mi fa molto piacere, perché comunque mi voglia fare altri video su questo gioco. E allora ragazzi vi saluto, stasera è serata Champions League, quindi vado a vedermi le partite. E ciao ragazzi, alla prossima.